Perfettamente Siamo pronti per raccontarvi Caldiero Union San Giorgio Sedico, terz'ultima giornata tra due squadre che a questo punto possono definirsi, a tre giornate dalla fine si può anche dire, sorprese in positivo sicuramente sono tra le note liete sicuramente di questo campionato. di questa stagione. Vediamo subito lo schieramento del Caldiero che dovrebbe essere a 4, Sì. come da indicazioni precedenti che c'erano arrivate, con Rossi allora nel ruolo di terzino destro di difesa per quanto riguarda il Caldiero, con Burato come play, Zanazzi e Viviani invece come mezze ali, Manarin alle spalle di Zerbato e di Proc. Lorenzo Zerbato che è il leader realizzativo del Caldiero in questa stagione con 13 gol, il capitano che si sta assolutamente confermando, l'anno scorso fermato dalla pandemia probabilmente proprio sul più bello, perché aveva già realizzato 14 gol, Lorenzo Zerbato, quest'anno adesso già 13 in queste tre ultime gare. Sicuramente il bomber del Caldiero vorrà magari superare anche la vetta di un anno fa. È cominciata Calcio Caldiero Terme, Union San Giorgio Sedico con il primo pallone, poi comandato dall'Union San Giorgio Sedico. Vediamo forse una novità nello schieramento di partenza perché il numero 5 dell'Union San Giorgio Sedico dovrebbe essere lì in mezzo, dovrebbe essere difesa 3, vedendo Sì, così giocano tre, sembrerebbe. la difesa dell'Union San Giorgio Sedico, quindi con il numero 6 che è Dallara, con il numero 4 Boccafoglia e con il numero 3 Boron, quindi difesa 3 per l'Unio San Giorgio Sedico, con Ostojic invece più alto sul lato di destra. Prima sorpresa perché solitamente l'Unio San Giorgio Sedico gioca sempre con la difesa 4. C'è anche questa piccola sorpresa. Intanto occhio a questo cross che arriva dalla corsia, riesce però a respingere Aldegheri. Ancora Ostojic dentro l'area, subisce una leggerissima spinta, Vabbè, molto insomma, attenta la direzione di Finzi, non c'era assolutamente non c'è nulla. stata neanche la protesta, quindi è stato ovviamente un contatto di gioco. Braga è stato bravo a interporsi, diciamo, tra la palla e il giocatore e quindi a impedire all'avanti del Sedico di andare alla conclusione. Però buona già l'iniziativa sulla sinistra, giocando palla a terra da parte della formazione ospite. Intanto davanti il numero 9 Bartulovic con Varano assomiglia molto ad un 3-5-2, poi 3-5-2 direi Sandro. quasi, con Varano o se vuoi, ecco, visto che mai i numeri è un 3-4-1-1, che un Varano magari che gioca leggermente dietro l'unica punta, ma proprio leggermente, più 3-5-2 dai, che anche adesso vedi, non in possesso palla, magari è Varano che scende un attimino, però quando si è in possesso palla va a prendere la linea di Bartulovic, quindi sì dai, è un 3-5-2. Siamo con Minicucci e Dostojic invece ad occupare il settore di destra e poi dall'altra parte Petronelli che si abbassa un po' rispetto a quelle che potevano essere le attese della vigilia, e davanti, come detto, Varano e Bartulovic ad occupare lo spazio, con Varano alle spalle della punta slovena di cui abbiamo già raccontato, ex primavera del Chievo. Va dal basso l'Union San Giorgio Sedico la palla a Dallara, che questo campo lo Adesso. conosce come, diciamo che ha fatto bene a questo ragazzo l'esperienza Caldiero, si è assolutamente messo in luce Andrea Dallara, poi ha trovato spazio ancora con l'Union San Giorgio Sedico in Serie D con Luca Tiozzo, con cui il rapporto è molto stretto perché i due sono stati assieme anche ad Adria, con Dallara che è un ragazzo di Adria, che ha giocato con l'Adriese proprio alle dipendenze di Luca Tiozzo. Intanto pallone lungo, Zerbato che viene contrastato, sarà rimessa per il Caldiero di Un mister Cristian Suave. ragazzo sotto il profilo anche comportamentale molto serio, quindi non verrebbe da dire che insomma è un giovane che trova sempre ottime buone opportunità, perché appunto ha questa capacità anche comportamentale che non è da poco, perché questa Possiamo anche costruzione dal dire che basso è sempre un po' farraginosa qualche Possiamo volta. anche dire che ad Andrea ha fatto bene anche l'apprendistato con Colman Castro, Eh l'anno sì, l'anno scorso scorso sicuramente. vicino con un ministro poi della difesa, quest'anno l'abbiamo affrontato da avversario. Certamente gli ha fatto bene ad Andrea Dallara stare un anno poi qui con i nostri colori. Intanto la palla che viene gestita da Boron, che invece è stato compagno di
di Luca Viviani. Poi ovviamente in questa categoria gli incroci sono, sono tantissimi. All'ordine del giorno, indubbiamente. Il numero 4 Boccafoglia per il numero 8 Tibolla. Tibolla subito sulla corsia per Minicucci, va dentro da Ostojic che però viene fermato da Marcus Zè con una precisissima lettura. Da questo punto di vista arriva sempre in anticipo Marcus, sa dove arriva il pallone, capacità di leggere la situazione. Marcus, che è giocatore di categoria superiore in queste chiusure, in queste, queste letture, proprio è la sua forza. Magari poi può peccare in altre fondamentali, ma nella lettura è sempre molto 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 attento. Permettimi Sandro di salutare anche il presidente Filippo Berti, che credo ci stia seguendo oggi leggermente raffreddato, ha preferito non esserci, ma noi lo salutiamo. Bocca al lupo allora a Filippo, sicuramente starà seguendo poi il Caldiero comodamente da casa, perché c'è la possibilità di seguirci comodamente da casa poi grazie al servizio di Avelia. Intanto Jacopo Rossi che cerca l'imbucata, però non c'era spazio, infatti è andato subito Poletto a spazzare la zona. Ancora Petronelli di testa, prova a lanciare lungo in avanti, Burato però sbaglia il passaggio. Bravo Baschirotto, verso Baschirotto, è stato bravo Baschirotto, secondo me l'ultimo tocco sì, era, non se ne, penso che l'assistente abbia, non se ne sia accorto, c'era stato un tocco chiaramente da parte del giocatore del Sedico, è una rimessa, comunque niente, una sbavatura, dai, nulla di grave. Si riparte da dietro, da Andrea Dallara, trova il compagno libero in Boccafoglia. Ovviamente le due squadre non andranno immediatamente ai mille all'ora, sono due squadre che comunque vogliono chiudere bene la propria stagione. Il primo dogma deve essere assolutamente quello di non prenderle in questo genere di partite. Ma se guardi bene, anche tutto sommato, classifica alla mano, bisognerà poi vedere anche i risultati degli altri campi e anche quello che deve stare attento di non fare il... E qui forse Boccafoglia ha rischiato veramente con il fuoco, perché Lorenzo Zerbato sembrava avergli preso il tempo, poi magari la trattenuta è stata leggera, Lorenzo che non ha fatto molto, diciamo, per rimanere in piedi, però il tempo gliel'aveva preso. Sì, il tempo sembrava di averglielo preso, poi magari è stato più di mestiere quello l'intervento del centrale del Sedico. Non era lontano, la signora Finzi, quindi signorina Finzi, non era lontano dall'azione, forse era proprio nel posto migliore per poter valutare anche l'entità del contatto, perché era frontale, quindi... direi che insomma mi fido dell'occhio della direttrice di Foligno. Eh sì, la signora Finzi. Si riparte allora con l'Union San Giorgio Sedico in possesso di palla. Che nome avrà l'anno prossimo il sodalizio bellunese? Perché Feltre, Bellune, Union San Giorgio Sedico, anche il nome immaginiamo che sarà bello, se ci bello sarà, consistente. Perché... Se ci no, sarà. Infatti sono, c'è molto mistero su questo. Sicuramente è stato... diverrebbe uno degli attori principali del calcio poi del Triveneto, mi pare. Assolutamente, l'obiettivo si diceva è quello di provare in un paio d'anni a una scalata, a fare di quello che è insomma questa nuova realtà bellunese, una formazione in grado magari di poter andare in Serie C, insomma, anche per inverdire certi fasti che ci sono in effetti. Attenzione, palla lunga verso Manarin, bandierina giù, c'è Zerbato, Zerbato in possesso di palla dentro l'area, poi però si è alzata la bandierina del primo assistente Manfredi Scribani, atteso, corretta la decisione. Atteso che Zerbato andasse in possesso di palla, adesso questo è il regolamento, no? Quindi si attende che il giocatore vada in possesso di palla. Ti dirò che nello sviluppo dell'azione mi è parso anche corretta la segnalazione dell'offside, sperava che Zerbato fosse scattato leggermente prima, con buon movimento ma con un attimo di anticipo, quindi presumo che l'offside ci fosse. Però insomma dai, diamo anche qualche... Possiamo colpire esatto, in questo modo con queste palle lunghe, la velocità di Zerbato, c'è anche Proc che a livello di velocità può assolutamente dire la propria. È un modo per mettere in difficoltà i centrali che mi sembrano piuttosto fisici. No, se poi giocando a tre spesso accetti anche l'uno contro uno, quindi chiaramente questo è bene per Zerbato, che ama decisamente giocare in fisicità negli uno contro uno, quindi... Potrebbe essere un buon mismatch, come dicono quelli bravi, no? La velocità, la furbizia di Zerbato contro dei centrali magari fisicamente forti ma non così rapidi come Zerbato. Tibolla
per il numero 3 Boron. Boron sulla corsia per Petronelli. Petronelli scambia con Varano, c'è il cross dentro, Baschirotto con la fronte a mettere fuori, Zanazzi tiene il primo contrasto ma la palla è dell'Union San Giorgio. Petronelli prova a lanciare Boccafoglia dentro l'area, si allaccia Boccafoglia con il nostro fallo, Jacopo Rossi, poi c'è il fallo invece del numero 7 dell'Union Sedico, Minicucci. Mi sembrava fallo già fallo precedente su Rossi, che aveva giustamente protetto bene la palla. Sembrava abbastanza evidente il fallo. Comunque vabbè, bisogna indubbiamente porre attenzione, perché ripeto, il Sedico mi pare una squadra che è venuta a giocarsi le chance senza problemi. Poi nella condizione migliore, con davvero mai nulla da chiedere a questo campionato, ma soltanto la gioia di per sé di finire bene la stagione. Nella condizione migliore l'Union San Giorgio Sedico, che il suo biglietto comunque lo ha conquistato in questa stagione. Intanto Proc e Zerbato che non si intendono, poteva essere una buona azione, ma poi la palla ritorna a Daniele Proc, vediamo se la mette bene Proc al cross, ma c'è il tocco di Dallara che sporca la traiettoria, però c'è Manarin sul vertice opposto, va Manarin dentro l'area di rigore, scambia con palla. Viviani, vediamo se mantiene la palla Viviani, arriva il cross verso Proc, però la palla è un filo lunga, serve un po' di precisione in più. Lì davanti Jacopo Rossi va il cross lunghissimo, Manarin di testa, occhio perché bravo, Viviani stava per insidiare l'ISO, bravo però il portierino del Sedico a leggere bene il colpo di testa di Manarin. Sì, rimbalza, bravo Manarin anche a riuscire a anticipare, poi chiaramente non ha potuto dare forza all'impatto della palla, però insomma cross di Rossi, diciamo che doveva essere un po' più teso forse sul primo palo, ha crossato di prima, quindi la difficoltà nel crossare di prima aumentano. Ecco Manarin, attenzione, che va a prendere Manarin, la palla, che ruba palla Boccafoglia, questo è fallo, questo è ultimo, credo che sia uomo, è rosso, è diretto, ultimo uomo rosso, che diretto sia, giusto, rosso per Boccafoglia. Mi dispiace per Sciocco, perché io lascerei andare a quel punto, è stata un'ingenuità da parte del centrale, l'avevamo detto, no? Centrale mi è parso un po' lento, bravo fisicamente, però un po' lento, qui ha cercato qualcosa che non doveva e poi doveva lasciare andare il giocatore, nel senso che a quel punto lì, voglio dire, lascia adesso la squadra in inferiorità numerica di fatto per... dodicesimo minuto, appunto, cambia una partita intera. Cambia la partita. Un'ingenuità, doppia ingenuità, deve avere anche la capacità di capire che poi insomma... di far andare via l'uomo, casomai può anche sbagliare, voglio dire, davanti alla porta c'è anche il portiere, magari puoi anche rimontare esatto, bravissimo, in velocità, insomma. Boccafoglia invece lascia la propria squadra in 10 uomini e quindi espulso Boccafoglia. Giacomo Boccafoglia, classe 1998, Union Sedico in 10, fallo su Manarin che aveva preso nettamente il tempo a Boccafoglia, se ne stava per andare, è stato trattenuto Manarin, rosso diretto da ultimo uomo e quindi Boccafoglia espulso al minuto 12 del primo tempo. Adesso anche un bel calcio di punizione per il Caldiero, Burato sul punto di battuta, mi sa che vuole provarci proprio il nostro centrocampista, con Burato che si è sistemato il pallone con cura, tre giocatori del Caldiero in barriera che adesso invece si sposteranno, va Burato, tocca però la barriera dell'Union Sedico, dentro l'area di rigore la palla che si impenna, ma c'è il fuorigioco di Proc. Luca Viviani, credo. No, Viviani, hai ragione, si è rimasto per terra Luca. Hai ragione, bravo. Tanto Luca Viviani mi permette di fare anche di sconfinare più che altro nel ciclismo con Elia Viviani, portabandiera dell'Italia. Fratello. Alle prossime Olimpiadi di Tokyo, e quindi complimenti ad Elia per questo prestigioso sì, traguardo, soprattutto perché è il primo ciclista ad avere questo onore, non è il primo veronese, lo vogliamo dire, perché è accaduto con Sara Simeoni, insomma una grandissima dell'atletica italiana che ha avuto questo onore di essere il portabandiera, e lì è il primo ciclista della storia proprio ad avere questo onore e onore, direi che meglio di così, davvero una grande soddisfazione. Bisogna stare attenti perché dopo sai che... Attenzione al Sedico in area con Bartulovic, palla che passa in fuorigioco. Alcuni amici qui dietro ci bravo, ricordavano corsi di corsi storici, bravo, stavo per dirti la stessa Felt. Cosa. Infatti il Felt rimase dopo 15 minuti in inferiorità numerica, addirittura ad inizio ripresa in doppia inferiorità numerica, e poi sappiamo come è andata a finire. Forse la partita più sciagurata che ho visto negli ultimi anni, tu sei giovane,
non puoi ricordare un Verona-Perugia di tantissimi anni fa, finì 0-0 col Perugia in 8, 11 contro 8 in Serie B. Attenzione con questo pallone dentro l'area azzerbato, forse leggermente toccato da Petronelli, secondo me è un incrocio di gambe, sì, nulla di più. E quindi Petronelli che adesso può ripartire, però ben ingabbiato da due giocatori del Caldiero. Infatti il pallone lo recuperiamo con Burato, Viviani nel cerchio di centrocampo, prova a correre Luca Viviani lì vicino Manarin, che deve aprire, lo fa anche bene il gioco verso ispirato. Braga, si va da Proc, Zerbato vuole assumersi questa responsabilità, il pallone se lo prende, si va da Braga sulla sinistra di nuovo da Zerbato, che però scivolando un po' troppo, non so se magari Tacchetti oggi, sì, ma certo. Non credo, perché questo campo lo conosce tanto bene. Però ha perso il passo, cercava forse qualcosa, un dribbling nel controllo, va subito al cambio ovviamente. Sì, è uscito un difensore espulso, esce Varano, il trequartista di questa squadra, ed entra il numero 13 che è Davide Parise. E quindi un cambio giustamente conservativo da parte di Luca Tiozzo, con dentro Parise al posto di Varano. Parise che va a posizionarsi del feltre, dietro, esce con il numero 10 Varano, entra con il numero 13, una difesa che dovrebbe Parise ritornare a 3, con Parise che è andato a posizionarsi vicino vicino ad Allara. Chiedo scusa che appunto ero impegnato in altre situazioni, non ho visto il cambio. Parise, quindi entra un difensore chiaramente. Entra un difensore vicino ad Allara, è cambiato ovviamente adesso lo spartito della partita con Bartulovic, che ce lo immaginiamo un po' più solo là davanti, perché mancherà il raccordo di Varano, e con un invece Sedico che sembra forse sia anche passato a 4 dietro, poi si adesso è passato, adesso verificheremo. Sì, si è passato nei prossimi 4 minuti dietro. Perché Ostojic si è abbassato. 4-4-1 di fatto. Sembra di vedere un 4-4-1 in campo in questo momento da parte del, insomma, subito rimesso mano la formazione, direi che è un 4-4-1. Però non chiaramente è uscito il 10 difensivo, come invece diceva la la Lavagnetta, è uscito l'11, l'11. Petronelli. La Lavagnetta ha già tratto in inganno, quindi fuori Petronelli per Parise. Abbiamo messo ordine 4-4-1-1 con Ostojic e Boron che si sono abbassati adesso dietro come terzini vicino a Dallara e a Parise. Intanto attacca il Caldiero con Burato, va al cross dentro, Zerbato di testa, balla che passa! Sarebbe il gol, ma ha fischiato fallo di Zerbato. Su Andrea Dallara, e io sinceramente ho tanti dubbi. Poi Zerbato protesta e si becca l'ammonizione. Adesso credo che possa anche esserci il replay, perché oggi siamo attrezzati anche per i replay per quanto riguarda la nostra diretta, magari per toglierci anche il dubbio con Zerbato, che invece si è appoggiato per la direttrice di gara a Finzi, si è appoggiato, ed invece secondo noi anche abbastanza lievemente, però così è con il gol che è stato annullato. Sarebbe stato tu un gol di Daniele Proc. Daniele Proc, siamo in attesa anche noi, però è già stato mandato il replay, quindi da casa l'idea se la magari sono assolutamente fatta. Tanto però gol annullato a Daniele Proc, sarebbe stato il momento ideale per sfruttare questa situazione, con magari il Sedico che doveva riposizionarsi anche sul terreno di gioco, ed invece il gol non è arrivato. Annullato, la spinta secondo me è stata lieve, Sandro, di Lorenzo Zerbato, non mi sembrava nulla di così eclatante. Però vedo che è parecchio comunque fiscale anche oggi la signora Finzi. Dipende appunto dal metodo di giudizio. Più di tanto. Dipende dal metodo di giudizio. Se il metodo di giudizio è quello che, diciamo, anche questi contatti aerei, li fischi, vedremo nel corso della partita. Se il metodo di giudizio rimane inalterato, forse è corretto anche il fischio
arbitrale. Se invece magari è mutevole, allora io certe volte, ecco, quello che contesto ai direttori di gara, indipendentemente del genere di che venga da, che arbitri, sia una direttrice, un direttore di gara o un ragazzo giovane, meno giovane, è appunto il non dover cambiare, mai cambiare quello che è l'atteggiamento e quello che è il metodo di giudizio in campo. Se te lo porti fino allo scadere è giustissimo, e quindi sembra, se sei sfiscale subito i giocatori lo sanno, quindi si comportano in modo tale. Se lasci andare magari sul contatto fisico, fai correre il gioco così, anche questo i giocatori lo devono interpretare e lo fanno nel migliore dei modi. Quindi rimaniamo, quello che conta è che, a mio modo di vedere, è che l'arbitro abbia sempre lo stesso metodo di giudizio per tutti i 90 minuti e oltre. Boron in possesso di palla, Minicucci che tocca ad esterno il pallone, può correre il numero 8 Tibolla cerca in mezzo, attenzione Varano, c'è un fallo probabilmente su Varano, invece no, per il direttore di gara. Ho trimato molto perché io ho visto, anche qui avrei bisogno del replay perché francamente non ho visto se c'è stato o meno il contatto. Sembra che Enzè abbia cercato di anticipare il giocatore, quindi si è andato sulla palla, però da qui francamente non abbiamo il direttore di gara, anche diciamo qui che non quello era che è successo di là sono lì che protestano ancora, le proteste sono veementi, quindi è stato un leggero tocco ai danni di Varano, io l'ho visto sinceramente, tu l'hai visto, leggero allora, tocco, più che tocco poi è stato uno sgambetto, era da valutare poi l'entità, l'arbitro è molto più vicino di noi ed ha valutato in questo modo. Diciamo che subito materiale per la moviola, sì, ce n'è parecchio ce n'è in questa partita. Però vedi, tanto calcio d'angolo per l'Union San Giorgio Sedico, dalla bandierina il numero 3 Boron che va dentro nel mucchio, cade ancora un uomo del Sedico, stavolta non c'è assolutamente non nulla, niente, si è un po' lasciato cadere, sì, no, ha sperato poi che l'arbitro poi concedesse chissà che cosa dopo l'episodio precedente, ma non poteva concedere assolutamente nulla. Intanto Occhi in area di rigore con il numero 2 Ostojic fuori da Tibolla, arma il tiro Tibolla, la palla termina sulle reti di protezione, poi lo rivedremo ovviamente l'episodio con Varano ed Enzè protagonisti, dall'altra parte invece Zerbato e Dallara. È successo tutto in appena 2 minuti in questa partita, c'è stata anche un'espulsione nel frattempo, diciamo che di materiale ce n'è stato e parecchio, con il Sedico in 10 per l'espulsione di Boccafoglio e l'ingresso di Parise. Anche in 10 però il Sedico non sembra voler rinunciare poi ad attaccare, perché come in questo caso ha aggredito bene lo spazio sia con Varano ma anche con Minicucci dall'altra parte, che è giocatore di enorme valore, è un giocatore, ha giocato stabilmente in Lega Pro, Minicucci, Andria, Monopoli, anche Piazze, comunque di un certo spessore, quindi Occhi ai due esterni dell'Union Sedico, al di là di quella che è la prima punta, ovvero Bartulovic, giocatore sloveno, prima punta con Lorenzo Danna nella primavera del Chievo. Tanto un fallo per assegnato al Caldiero, calcio di punizione già battuto, Baschirotto per Jacopo Rossi. Cosa ti sembra Jacopo Rossi nel ruolo di terzino? Non siamo abituati a vederlo lì, francamente non lo so, presumo che la scelta di Mister Soave sia questo, come questa fanno a fischiare, sì, è però una qui, trattenuta vedi, enorme qui mi permetto di dire, ma l'assistente dov'è? Ad un metro appunto, ma è l'assistente che deve sbandierare, cioè l'assistente è a un metro e se non alza la bandierina in quel caso lì la direttrice di gara era ben lontana, insomma si parla di terna arbitrale, non è che le decisioni devono prenderle soltanto chi ha il fischietto in bocca, quindi poca personalità secondo me da parte dell'assistente in questo caso, che deve dare una mano insomma al direttore di gara. Era abbastanza evidente la trattenuta, quindi calcio di punizione correttissimo, trattenuta, sì, su sì, Lorenzo Zanazzi. Allora calcio di punizione dalla corsia, la corsia che sarà quella di destra. Marco Burato è già pronto per rimettere il pallone in gioco quando siamo all'altezza del 24esimo minuto di questo primo tempo. Va Marco Burato nel mucchio, Rossi, sì, c'è il gol! Il gol di Baschirotto, secondo gol stagionale, se non vado errato, qui allo stadio Mario Berti per Francesco Baschirotto. Allora il 24esimo, Caldiero in vantaggio con
la rete di Francesco Vaschirotto, bravissimo, poi a seguire quello che era stato il colpo di testa all'interno dell'area di rigore. Sì, è arrivato sul secondo palo come un treno. Davvero è stato Vaschirotto, molto gol bravo. dell'1-0. Intanto rimane giù un giocatore dell'Union Sedico, Boron. Ci sono le lamentele della squadra bellunese anche in questo caso, mi sembrano però abbastanza circoscritte perché metà squadra è già pronta per ribattere. Allora, gol di Francesco Vaschirotto, gol dell'1-0, Caldiano in vantaggio di un gol ed anche di un uomo, che non è un dettaglio da poco in questa partita. Caldiano in vantaggio, sì, meritato. Permettimi di dire anche un bravo anche a Burato, che ha messo dentro una bella palla tesa, forte. Sono quelle palle difficili dove anche sei un difensore non è facile leggerle così, perché basta spizzarle male, basta toccarle male, rischi anche di fare l'autogol. Quindi bella la forza nella punizione, bella palla tesa, e c'è stata una spizzata, credo non so di chi francamente, che ha permesso a Vaschirotto poi di terminare sul secondo palo. Bravissimo comunque, credo Rossi, stato bravissimo Vaschirotto poi a crederci, andare ad aggredire il secondo palo, come si dice in questi casi, e la palla poi gli è pervenuta sulla testa. Bravo nella coordinazione. È un gol, al di là del meritato o meno, è un gol importante sicuramente, perché mette insomma il Caldiero davvero in una posizione di vantaggio non da poco, perché un gol sopra e un uomo in più, insomma bisogna cercare adesso di gestire la giusta e la doverosa reazione del Sedico con molta tranquillità e calma. Immagino anche sia contento il presidente Berti, ma soprattutto per il fatto che finalmente sfruttiamo anche una palla inattiva. Solitamente, esatto, sulle bravo. Palle, solitamente avviene esattamente il contrario, cioè tanti gol purtroppo quest'anno sono stati. Scusami che mi fermo perché Prochi da lì inventa sempre qualcosa per Manarin. Giocano benissimo i due dentro. Zanazzi, il gol! Questo è un grande Zanazzi! Gol! Zanazzi! Grande gol! Bellissima l'azione, bellissimo anche il gol! Con Lorenzo Zanazzi che sigla il 2-0, Sedico che sbanda e noi ne approfittiamo con Lorenzo Zanazzi. Bellissimo il tacco di Daniele Proc, bellissimo. Manarin perfetto con i tempi giusti e poi il pallone dentro per la mezzala che si è inserita ed ha siglato la rete del 2-0. Tutto memoria e bellissimo, tutto bellissimo. Tutto molto bello, mi permetto anche qui di dire che sottolineo Zanazzi, è un ragazzo che ha questa caratteristica, è uno dei... pochi centrocampisti, perché devo dirti che tutto sommato il livello qualitativo dei centrocampisti del Caldiero è molto buono, sicuramente molto buono, ma nessuno ha la caratteristica di inserimento che ha Zanazzi, che ha già fatto infatti gol proprio con questo tempismo, no, nel seguire l'azione offensiva. Anche questa è una qualità, quindi un ragazzo 2002 Zanazzi è arrivato, non dico insomma in sordina, sì, sicuramente meno ha sprombattuto di altri e si è rivelato probabilmente il giocatore più qualitativo della truppa dei giovani in questo momento, insieme ovviamente a Lorenzo Aldeghieri, che ormai riteniamo certezza diciamo che fuori competizione da quel punto di vista, perché insomma si è pescato un jolly con Lorenzo, un ragazzo che doveva giocare negli juniors e che poi insomma è stato catapultato in prima squadra e insomma è un punto fermo indubbiamente di questa formazione. E considerando anche poi ha scalzato è chiaro poi l'età aiuta, un ottimo portiere come Tebaldi, come Marco Tebaldi, che comunque sempre presenta agli allenamenti e anche grande molto prodigo di consigli con Lorenzo Aldeghieri. Intanto le notizie sono positive perché siamo in vantaggio per 2-0, Caldiero 2 Union San Giorgio Sedico 0, con un uomo in più di sicuro prima mezz'ora positiva per il Caldiero, meglio di così probabilmente non poteva andare, considerando anche l'avversario che oggi è qui allo stadio Mario Berti, l'Union San Giorgio Sedico di Luca Tiozzi. Intanto lotta Varano con Viviani, però c'è stato un contrasto alla fine, rimessa per l'Union Sedico, attenzione a Tibolla a giostrare il pallone sulla tre quarti verso Boron. Si ritorna da Minicucci per Boron, ancora palla gestita dal numero 3 dell'Union Sedico, all'indietro da Tibolla che potrebbe scaraventare il pallone in area di rigore. Si alza questo pallone ma Zè e Vaschirotto fanno buona guardia, allora possiamo ripartire. Non perfetto il tocco di ritorno di Daniele Proc, che permette a Boron di
ripartire, ma poi sempre Proc a lottare. Adesso invece il tocco è perfetto per Luca Viviani. Corre Viviani, di spazio ce n'è, anche Braga, dagli una mano, c'è Manarin però lì in mezzo, occhio Manarin, trova Braga, deve arrivare un buon pallone, la palla che rimane lì, Manarin in area di rigore, occhio fuori per Viviani che controlla, calcia forse con un attimo di ritardo, forse di prima. Calciare di prima, doveva calciare Luca lì, doveva calciare di prima alla stoppata, non, e ovviamente perde un tempo di gioco con nel controllo della palla, e questo permette al difensore di accorciare, di poter respingere, però ancora una volta grande velocità in queste azioni palla a terra, molto bene il Caldiero. Sfruttando le ripartenze possiamo far male all'Union Sedico, l'abbiamo visto in occasione del gol di Zanazzi e anche in questo caso con Viviani, poi Murato al momento della conclusione. Varano però sai anche per qui, Boron, permettimi di dire, non voglio fare attenzione dentro per Bartulovic che tocca forse appena il pallone, palla che passa. Questa è una buona opportunità, sì. Abbiamo concesso libertà a Bartulovic. E qui c'è una lettura anche qui non corretta, già un paio di volte, no? Che si sfrutta questo uomo, questo attaccante sloveno particolarmente fisicato, anche soprattutto a livello di altezza, è un giocatore sicuramente molto pericoloso, ma si fa un po' fatica perché Zé qualche volta lo segue, qualche volta lo lascia, sperando appunto che il giocatore vada in offside. Lì bisogna stare molto più attenti in queste letture. E infine ti dico, perché bisogna sempre rimanere sulla partita, all'andata il Caldiero conduceva 2-0 e poi insomma se Aldeghieri non avesse parato un calcio di rigore sul 2-2 il Sedico si portava a casa addirittura la posta piena, quindi sempre dentro la gara bisogna rimanere, anche perché siamo appena ad un terzo della partita, ancora due terzi da disputare di questa gara, quindi ancora tanto lunga. Intanto Rossi con il fisico, alla fine però alla meglio Tibolla, palla lunga per Minicucci, c'è Baschirotto che però morde sulle caviglie di Minicucci, alla fine subisce anche fallo. È sulla carta ancora un giovane, Francesco Baschirotto, abbiamo parlato dei giovani prima, è un 2000, però ormai ha il passaporto per starci stabilmente in Serie D, se non oltre, mi sembra dalle prestazioni di questa stagione. Te l'ho già detto, fosse un direttore sportivo di una squadra di Lega Pro che volesse investire su un giovane interessante in prospettiva, Baschirotto insomma sarebbe uno di quelli che andrei a visionare, perché è un ragazzo del 2000, un ragazzo sicuramente famiglia di calciatori, no? Il fratello gioca in Lega Pro con la Viterbese, il DNA è quello, quindi il DNA è buono sicuramente, ma poi insomma quest'anno ha fatto sicuramente un salto qualitativo molto importante. Credo che comunque non sorprenda nessuno dire che sicuramente qualcuno sul taccuino ce l'ha il nome di Baschirotto. Francesco Baschirotto, classe 2000, Caldiero dall'eccellenza, bravo poi lo staff termale a scovarlo negli allievi del Verona. Il Verona non lo ha poi confermato, il Caldiero è arrivato invece su Baschirotto prendendosi davvero un buon giocatore e lasciando anche il tempo forse a Baschirotto di maturare, di crescere, poi conta anche quello nella crescita poi dei giovani. Viviani all'indietro proprio da Francesco Baschirotto, Burato in possesso di palla, Baschirotto che adesso guida insieme ai compagni il possesso di palla, agitata lunga proprio di Baschirotto, c'è il colpo di testa dell'Union Sedico ma la palla è ancora di Burato che ottimamente con l'esterno va a pescare Braga dall'altra parte, c'è questo tentativo di apertura forse troppo immediata ed infatti l'Union Sedico recupera palla, Tibolla. Sì, poteva portare palla, Braga è un errore abbastanza gratuito questo perché poteva portare palla, si era sviluppato proprio il gioco, no? Da questa parte per poi aprirla sull'altra parte, quindi lasciando l'esterno con tanto campo, ha visto il movimento di Zerbato, ha voluto premiare il movimento dell'attaccante. Certe volte magari bisognerebbe essere leggermente più egoisti, non andare per forza con palla dritta ma portare palla e cercare magari di sviluppare qualche uno contro uno più interessante. Sbagliano intanto i giocatori dell'Union Sedico che concedono una rimessa al Caldiero. Siamo all'altezza del minuto 34. Intanto ci arrivano dei messaggi sugli episodi poi salienti della partita. Il gol di Proc sembra corretta la segnalazione del fallo di Zerbato, quindi se anche i tifosi del Caldiero dicono che potrebbe starci il fallo.
ma quello che è successo, quindi non ho potuto vedere quindi con grande precisione, quindi mi fido insomma anche degli amici. Questo, tanto occhio questo a Boron, fallo anche da giallo. Eh sì, questo sì, perché insomma è andato a cercare proprio Zerbato, il giocatore. Sull'auto di destra ad ampie falcate va Lorenzo con il cross, palla che passa. Era molto interessante. Secondo Manarin palo. Recupera come al solito, sempre presente Manarin, il cross dentro, occhio Viviani forse scavalcato, ma la palla la mantiene. Per un attimo ha pensato sì, alla Rabona, Rabona. Viviani poi ha preferito invece un passaggio più comodo. Viviani per Baschirotto, Baschirotto da Anzè. Anzè gira ancora il pallone da Manarin tra le linee, sta facendo come al solito la differenza, persa, qui guarda. Però perde il pallone, allora va di corsa l'Union Sedico da Tibolla. Tibolla subito a scambiare con Varano, ma Braga stavolta bravo a mettersi bravo, davanti Braga. Con il corpo e a guadagnarsi il fallo. Ecco, vedi, l'abbiamo criticato prima, qua invece giustamente lo applaudiamo, bravissimo nel ripiegamento, bravissimo anche nella lettura, no, del passaggio, a mettersi tra palle giocatore avversario e quindi a farsi far fallo. Bisogna stare attenti, ecco, adesso c'è qualche spazio in più, bisogna non evitare magari giocate così un po' estemporanee, bisogna continuare a giocare a calcio, facile, due tocchi possibilmente, perché chiaramente bisogna anche sfruttare il fatto che si è in superiorità numerica, quindi gli spazi ci sono, quindi se fai girare la palla chiaramente purtroppo per il Sedico si fa fatica a coprire, no, più spazi con l'uomo in meno, quindi bisogna farla girare con velocità e con intelligenza. Volevo chiederti un commento proprio su Manarin, l'uomo che adesso sta controllando il pallone. Probabilmente nel girone di ritorno il migliore tantissimo. In assoluto, ma forse anche delle squadre che abbiamo visto, forse qui. Sì, lui deve assolutamente, lui deve giocare in quel ruolo dietro le punte, perché quando prende palla, quando riesce ad accelerare, è un giocatore davvero che ha qualcosa in più degli altri. Zanazzi subisce fallo. Sta giocando un'ottima gara anche. Sì, molto bravo, Lorenzo molto bravo. Zanazzi. Poi il gol, sai, lo ha rinvigorito. Adesso anche con personalità, hai visto come ha difeso questa palla. Non gli scotta tra i piedi, anche se è un ragazzo insomma giovane. È chiaro che è in fiducia. Il gol lo ha messo anche in fiducia. Bravo quindi a difendere palla e farsi far fallo. Fallo c'era, onestamente, poi ho visto qualche protesta, però mi è sembrato insomma abbastanza evidente il tocco, lui ha difeso molto bene il pallone. Sì, dicevamo di Manarin sicuramente come trequartista dà qualcosa in più assolutamente in questa categoria fa la differenza. Luca Manarin, ricordiamo, un campionato vinto anche con la Virtus, ha debuttato in Lega Pro, vinto da protagonista, tra l'altro non vinto come rosa, esatto, vinto con davvero protagonista, no? Un giocatore sicuramente molto importante. Con Burato, calcio di punizione, la palla che però si infrange sulla barriera, ritorna sempre Burato sul pallone. Burato che cerca un compagno libero, adesso vediamo se Viviani riesce ad isolarsi per ricevere palla, però adesso c'è la rimessa, palla dentro, ma Manarin viene anticipato, allora l'Union Sedico può ripartire, bisogna scalare subito dietro. Varano perde forse l'attimo, allora riusciamo anche a riposizionarci, però occhio a questo lancio lungo con Braga ed Ostojic, ottima la copertura di Francesco Braga, secondo me t'ha sentito e adesso ti sta rispondendo. No, guarda, sul lui campo è stato spesso e volentieri ecco, vedi qui, questo è un errore ancora che non deve fare, perché chiaramente la squadra non è messa bene, va a commettere anche fallo e quindi calcio di punizione per il Sedico. Non è messa bene, quindi non devi perdere quella palla, perché sei in uscita con una squadra, con una difesa ancora non ben preparata. Perdere quella palla in uscita è grave, insomma, quindi diciamo che sta facendo bene le cose difficili, esatto, quelle più facili quello. sta un po' è molto bravo quando riesce a fare queste chiusure, qui invece ha commesso un paio di ingenuità, vabbè, ci possono stare, insomma, ragazzo ancora giovane, quindi può sicuramente far solo che meglio, ecco, diciamo. È una palla pericolosa, perché sai, queste l'episodio può riaccendere la gara, situazioni può assolutamente sfruttarle l'Union Sedico, siamo perché a centimetri ormai in campo l'Union Sedico, il quarantesimo di questo primo tempo tra Caldiero ed Union San Giorgio Sedico allo stadio Mario Berti. Ribadiamo il punteggio 2-0 per il Caldiero,
Adesso la battuta dell'Unione Sedico, palla dentro, tocca a Baschirotto, si impenna questo pallone, viene lasciato scorrere, sarà rimessa dall'altra parte, dalla sinistra per Tibolla. Tibolla e Minicucci un po' si beccano. Allora fuori da Parise, palla scaraventata in area, Bartulovic in mezzo alla morsa di Baschirotto e Danzè, ed ovviamente da lì non si passa. Boron, nuovo cross, stavolta un buon cross, Baschirotto allunga, c'è Dallara che insegue il pallone con Luca Viviani, è davanti però Luca Viviani, poi bravo, l'ultimo tocco infatti è proprio di Dallara, rimpalla il pallone sul difensore dell'Union Sedico, e allora rimessa dal fondo per Lorenzo Aldegheri, molto bravo in questo caso Luca Viviani. Il rimpaglio gli ha detto bene, ma era quello che doveva fare in quelle situazioni, poi magari può anche dirti male, no? Può rimpallarti addosso, quindi concedere un calcio d'angolo, però ha fatto la giocata che andava fatta, questo è il discorso. Poi non sempre magari può riuscire, però nella logica è quello che conta. Qualche volta invece si cerca delle giocate che non è assolutamente il caso di fare, insomma, ecco, come è stato magari poco fa nell'occasione anche per esempio per loro, per il Sedico, con la palla persa dal centrale difensivo che è andato poi a fare fallo da ultimo uomo. Burato che cerca un pallone lungo, trova Proc, Manarin come al solito tra le linee, che bravi. Fantastico a lavorare questo pallone, ancora da Daniele Proc che subisce la spinta, assistente vediamo cosa fa, ci mette sempre tantissimo, sì, ad alzare troppo, la bandierina, troppo, non si capisce, non ha grande personalità, mi dispiace dire, questo assistente. Però sembra il fallo che c'era, non puoi fischiarlo come non fischiarlo, non lo so, però l'assistente non è che devi alzare la bandierina quando l'arbitro ha fischiato dopo, ha già fischiato, sembra che vabbè, deve prendersi, dovrebbe essere più responsabile delle sue scelte, è lì per quello, è lì per quello, insomma, poi può anche assistente Manfredi, di non fischiare il fallo. Manfredi Scribani, intanto calcio di punizione per il Caldiero, abbiamo già oltrepassato il 40° di questo primo tempo allo stadio Mario Berti. Luca Viviani pronto alla battuta dentro l'area, andrà Viviani con il destro, che palla che palla passa, ma c'è bella la difesa comunque schierata del Sedico, fuori rincorre Nzè, Burato ultimo uomo, può ancora aprire il gioco, no, Burato è rischiosissimo, gli è andata bene, però ecco, queste sono giocate, ha cercato che un dribbling di troppo, ha cercato di passare in mezzo a due ma era molto difficile, adesso la palla è ancora in avanti per Proc, defilato sul settore di sinistra, va a lottare insieme al numero 6 Dallara. Dallara fa rimpallare il pallone su Proc. Allora ci sarà la rimessa per l'Union Sedico. Magari mi sbaglierò, Alessio, ma gli attaccanti possono andare a giocare l'uno contro uno. Il difensore dovrebbe sempre evitarla, insomma, questa soprattutto situazione se di sei gioco. Ultimo uomo. Soprattutto se sei appunto ultimo uomo. L'attaccante per sua definizione deve andare l'uno contro uno, anzi dovrebbe cercarlo più spesso. Il difensore deve cercare di fare le cose facili, in questo caso Burato ha cercato un po' rogne, come suol dire in gergo. Attenzione a Manarin, sempre tra le linee, prova a calciare, colpisce però la sagoma di Parise. Il tiro non era partito, ha fatto male. Intanto Boron in velocità, bella gamba, a trovare spazio Boron, fino a qui uno degli elementi positivi del Sedico. Intanto Bartulovic si crea lo spazio vicino al limite dell'area, poi va fuori da Varano che non sa bene cosa fare, allora si ritorna dietro da Tibolla, il Sedico che ha avuto, attenzione, intanto palla dentro per Minicucci, Baschirotto è sembrato che sembrato chiude offside, anche secondo me era offside questo, il movimento però anticipato, non lo so, poi la bandierina non si è alzata, quindi attenzione, occhio in area, Minicucci in Zè che lascia però d'esperienza scorrere questo pallone, Baschirotto c'era, secondo me la bandierina però doveva alzarsi in questo caso, però abbiamo visto come pressione, il Sedico ogni tanto è vivo, lo mette come. È sembrato che mi sembra Minicucci, no, avesse un po' anticipato il movimento, avesse preso d'anticipo la difesa e quindi in qualche modo, insomma, anticipando il movimento fosse andato oltre le linee, però insomma ci fidiamo dell'occhio dell'assistente. Mi verrebbe da dirti, questo c'è
Beh, insomma, un contrasto normale di gioco. Contrasto di gioco, sì, Zerbato si è fatto che male invece nel ricadere, voluto penso, il, avrebbe voluto che il fallo gli fosse assegnato. No, mai, quello mai, lo capisco anche in campo, però insomma, indietreggiava, è andato a colpire. Deve stare attento, Lorenzo, perché è già ammonito per proteste, la partita comunque è tranquilla, è nei binari giusti, non sì, bisogna poi lasciarsi così sopraffare un po' da quelle che sono le emozioni del momento, bisogna anche gestire questo genere di pressione. Boron, stavolta il pallone passa, Boron che è stato secondo me uno dei più positivi. Sì, sì, sicuramente, mi è piaciuto molto, direi che forse il numero 3 del Sedico tra gli ospiti è di gran lunga colui che merita il voto più alto in questo momento, ha fatto una gara anche di intensità, non soltanto qualitativamente ma anche proprio quantitativamente, nel senso, ha corso davvero tanto su quella fascia. Braga, Zerbato, Daniele Proc scambiano sulla sinistra gli attaccanti del Caldiero, va Zerbato dentro la palla che sibila vicino al palo e alla fine esce, però la conclusione non è stata affatto malvagia parte di Lorenzo Zerbato. Adesso palle non semplici anche per il portiere da leggere, nel senso che, sai, Zanazzi era in agguato. Se fosse stata leggermente a sinistra, Zanazzi poteva intervenire e fare. Era davanti alla porta. Se fosse stata verso il palo, quindi anche la posizione del portiere non è facile su quei tiri lì. Bravo Zerbato comunque a provarci. Assolutamente, alla ricerca Zerbato, come detto, anche del record, di eguagliare il record della passata stagione. Lorenzo Zerbato, Boron. Cerca in mezzo Tibolla, Manarin per Burato, Burato per Luca Viviani, corsia di destra, Viviani cerca nello spazio Jacopo Rossi, l'idea però era tanto bella, bella quella sì, di Viviani, anche Rossi, perché il movimento è da squadra che durante la settimana prepara certe cose. Viviani verso Zerbato, largo sulla destra contro Parise, vediamo se va a puntarlo. Zerbato trova nello spazio Viviani, cross rimandato fuori dal numero 5 Poletto sì. E allora rimessa per il Caldiero, stiamo chiudendo in avanti però questo primo tempo anche con una buona autorità secondo me. Ricordiamo il punteggio: Caldiero 2 Union Sedico 0, poi nell'intervallo daremo un'occhiata anche ai risultati che stanno arrivando dagli altri campi. Intanto Zerbato nello stretto cerca Gloria, palla a disposizione adesso dell'Union Sedico con Minicucci, cerca subito Tibolla allarga verso il numero 10 Varano contro Braga. Bravo, e Braga stavolta invece è perfetto in copertura. Viviani, bravo, allunga il gioco sulla corsia di sinistra, Zerbato e Braga sono già pronti da quella parte. Lorenzo Zerbato, palla al piede, va di corsa a Zerbato che cerca di sfondare quasi da solo, forse avrebbe potuto appoggiarsi. Intanto Braga va al cross, libera Boron che in difesa un po' dappertutto. Credo che abbia dato anche il recupero la direttrice. Un minuto credo di aver visto, sì. Quindi un minuto ancora da disputare qui allo stadio Mario Berti tra Caldiero e Sedico. Ribadiamo il punteggio: Caldiero 2 Union Sedico 0 con Baschirotto e Zanazzi, un 2000 ed un 2002, mi piace anche sottolinearlo, i marcatori di questa partita. Tanto Dallara dal basso pronto a rimettere in gioco il pallone quando ormai siamo agli sgoccioli però di questo primo tempo. Baschirotto tocca, tocco ovviamente involontario per Zanazzi. Finisce così il primo tempo: Caldiero Terme 2 Union San Giorgio Sedico 0, la svolta al minuto 12 con il rosso a Boccafoglia, difensore del Sedico, e poi il Caldiero ha trovato due gol con Baschirotto e Zanazzi. Un po' di tensione tra qualche componente della panchina del Sedico e l'assistente. La partita fino a qui sì, però è scivolata anche abbastanza serenamente. Cose di campo, insomma, niente Sandro, particolare. Sì, no, beh, ci sta, niente insomma. Niente di che. Sei sotto di due gol con l'uomo in meno, quindi chiaramente non è che sei serenissimo. Qualche decisione arbitrale magari possono aver visto il Sedico penalizzato, però insomma credo che sia... Adesso Zerbato e Tiozzo che ce l'ha col... Perché ce l'ha quell'episodio,
che c'era quell'episodio del forse rigore non concesso al Sedico, e quindi stava dicendo a Zerbato: guarda che era rigore ed espulsione. Adesso secondo me si calmeranno tutti in questi minuti, ovvio, e quindi un po' di scaramucce di finale di primo tempo. Pronti a raccontarvi noi invece il secondo, ci fermiamo qualche istante e poi di nuovo qui per il racconto del secondo tempo. A tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2, la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da $29,90, la velocità di Internet è sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo $29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030.
Ben ritrovati per il secondo tempo di Caldiero Union San Giorgio Sedico, con questa prima discesa di Luca Viviani con la palla che viene rimpallata. Non mi sembra ci siano stati, cambi. No, formazioni quelle. C'è un cambio forse adesso immediato, guarda, nel Sedico vedo già l'assistente di Tiozzo andare a cambiare, insomma, avere in mano un foglio, quindi probabilmente cambiano ora già. Però hanno magari aspettato un attimo che accelerasse il riscaldamento il giocatore. Tanto Zanazzi, come al solito, che va a buttarsi sulla corsia. Boron è andato a chiuderlo. Forse si è fatto male proprio Boron. Forse il cambio è anche per questo motivo. Risentimento muscolare. Che sembra poi vicino al gluteo destro, se non vado errato. Cambio nelle file dell'Union San Giorgio Sedico. Esce col numero 3 Boron, entra col numero 15 Minizzo. Entra con il numero 15 andrà Minizzo, classe 2002, fuori Boron, come detto uno dei più positivi dell'Union Sedico. Ha sentito tirare, probabilmente già al fischio dell'arbitro ha sentito questo leggero problemino, infatti dopo appena un minuto è uscito Boron. Adesso dovrebbe esserci un ulteriore cambio, vediamo. Anzi no, per il momento non ci sono cambi. Ce ne sono già stati due per l'Union Sedico, abbastanza obbligati. Il primo per l'espulsione di Boccafoglia, a rimetterci è stato l'under Petronelli. E poi adesso invece infortunio muscolare per Boron, con l'ingresso del numero 15 Minizzo, che dovrebbe prendere proprio il posto di Boron in fase difensiva. Infatti ha preso proprio il posto sulla corsia di sinistra, basso. In entrato Minizzo non cambia nulla dal punto di vista dello schieramento tattico, però Boron c'era parso davvero uno dei più in palla nel corso della prima frazione. Anche determinato, vedete, mi sono aggiunto due esterni, sia Boron che anche sulla versante destra Ostovic. Mi è sembrato questo classe ragazzo 2000 abbastanza tonico. Due esterni che hanno corso molto e anche forti dal punto di vista sotto il profilo fisico. Bisogna stare attenti, perché Varano per Bartulovic, che comunque a livello di riferimento molto bella palla, è davvero un ragazzo interessante. Ha un'ottima protezione di palla, il fisico lo aiuta tanto, chiaramente, però è bravo nel proteggere palla. Zanazzi all'indietro per Rossi, che deve liberarsi in fretta del pallone. Recupera ancora l'Union Sedico con Minizzo appena entrato, adesso difesa anche giovane da parte dell'Union Sedico con Parise e Minizzo. Liso con i piedi a cercare lo scatto di Poletto, ma è un pallone lungo su cui Poletto non arriva. E allora Jacopo Rossi in possesso di palla, la rimessa è già stata effettuata, Daniele Proc finisce giù. Caldiero che deve rimanere tranquillo, perché la partita sembra saldamente tra le mani. Il Sedico forse le carte migliori ce le ha proprio là davanti, sembra, a questo punto della partita. Intanto Zerbato prova il suo duello personale con Dallara, stavolta passa Zerbato in area ed è il gol! È il gol di Zerbato, Lorenzo Zerbato, e fanno 14 in stagione. Il capitano del Caldiero sigla il tris 3-0. Caldiero che Sud America viene finito un golasso, perché c'è tanta forza fisica, tanta determinazione, tanta tecnica. Un grande gol veramente di Zerbato, un grandissimo gol. Mamma mia, grandissimo gol davvero. Ma lui è un giocatore che, insomma, non lo scopriamo certo in questa gara. 14, tondi in questa stagione per il nostro capitano. Direi che, con tutto rispetto per l'Union San Giorgio Sedico, credo che forse sia la parola fine sulla gara. Poi non si può mai dire, perché il calcio ci ha riservato clamorose sorprese, però insomma mi sembra che per la formazione bellunese sia davvero molto molto complicato ristabilire tre gol di margine. No, anche dal punto di vista, è una botta morale anche, no? Ti si fa male l'uomo
forse uno dei migliori che avevi in campo, alla prima occasione prendi questo gol qui. Adesso forse il fallo di Poletto, giallo per un po' di frustrazione. Diciamo che il Sedico sta vedendo la partita scivolare via tra le mani. Andiamo anche un po' a riepilogare quelli che sono i risultati degli altri campi, visto che ne abbiamo l'opportunità, con risultati positivi per quanto riguarda il Caldiero nei primi tempi, perché il Mestre, con cui il Caldiero si sta giocando l'ultima piazza per i playoff, sta perdendo in quel di Manzano, Manzanese Mestre 1-0. Altri risultati: Adriese 1, Clodiense 1-3, Caldiero 3, 1, Sedico 0, ovviamente Campodarsio Gobelluno 1-1, Cartigliano Trento 0-0, con il Trento già promosso in Lega Pro. Ovviamente facciamo i complimenti alla squadra trentina. Chions Este 0-0, Charlins Muzzane Ambrosiana 1-1, Delta Porto Tolle Artigiano Chiampo 0-0, Luparense Prodeco Montebelluna 0-0, Virtus Bolzano Union Feltre 0-0, per una classifica che in questo momento premierebbe il Caldiero al quinto posto in classifica, ultima piazzola utile per i playoff, ma è ancora tanto lunga, ovviamente, con ancora due gare da giocare, un tempo da giocare, sì, però in questo momento la classifica è positiva per quanto riguarda il Caldiero. Positiva, come detto, Caldiero 55, Mestre 54, Charlins e Luparense a 52, insieme a Belluno e Delta Porto Tolle. A quota 52 l'assembramento c'è, mentre intanto è rimasto per terra un giocatore dell'Union San Giorgio Sedico. Adesso sì, il Caldiero deve fare, Sandro, in questo secondo tempo? Semplicemente gestire. Chiaramente adesso ci sarà gioco forte, insomma, un po' di scoramento nelle file del Sedico, quindi c'è stato un paio di entrate adesso, diciamo, non del tutto leggere, se vogliamo usare questo termine, di qualche giocatore del Sedico nei confronti di Gaviani, che parla, vedi, è stato toccato duro da Varano prima. Poi lui è entrato duro nel confronto di Poletto, ha avuto la peggio Poletto, un contrasto di gioco perché tutti andavano sulla palla, cercano di spiegarsi adesso, insomma, bisogna stare attenti su questo, bisogna stare attenti a non concedere, magari non fare dei stupidi falli, di non fare reazioni magari se c'è qualche intervento fuori tempo, perché chiaramente, insomma, bisogna anche capire quello che è il momento degli avversari in campo, insomma, che sono sotto per tre reti con l'uomo anche in meno, quindi è normale che ci cercheranno, sai, quando sei così si cerca di dare magari anche una scarpata in più proprio per così, certo. Insomma, tanto Viviani che recupera questo pallone dentro l'area per Proco. Occhio a Daniele Proco, che potrebbe anche andare in prima battuta, invece preferisce andare fuori di nuovo da Zerbato. C'è il cross, ma sul secondo palo non c'era nessuno da parte del Caldiero. Adesso volevo dire, bisogna mantenere la calma, stare tranquilli, far girare la palla, giocare a calcio. Se c'è la possibilità di affondare si affonda, però ecco, non cercando per forza necessariamente anche di dare una punizione eccessivamente severa all'avversario. Ripeto, bisogna far girare la palla e controllare il pallone il più possibile, cercando delle giocate magari anche in questo caso divertenti. Manarin per Proc, palla dentro, occhio che forse passa, tocca però Liso. Viviani dall'altra parte raccoglie questo pallone, il gioco di gambe di Viviani trova Lorenzo Zerbato. Qui Poletto merita, ed è il secondo, restano addirittura in 9. Perché era nervoso per il fallo di prima, erano tutti e due entrati, vedi, infatti Marcos gli dice perché è una sciocchezza, vedi, glielo dicono anche, perde la testa, cioè si perde la testa con facilità, posso comprendere, ecco, il momento dei giocatori, questo è una beffa, perché insomma lascia anche la squadra adesso in 9, quindi la lasci veramente di fronte a una punizione eccessiva. Tant'è che lo stesso capitano, vedi, Bolla, è andato quasi a riprendere il suo compagno, dirgli che cosa fai, insomma, non serviva davvero. Ripeto, bisogna stare anche tranquilli, accettare quelle che sono, insomma, non è un pomeriggio facile per il Sedico. Adesso abbiamo sentito Poletto poi così entrare in maniera vigorosa all'interno degli spogliatoi. Calcio d'angolo, Viviani per Zerbato, la palla che viene parata da Liso, sembrava quasi poter passare quel pallone, invece no, non è passato. Viviani per Zerbato, i due che si conoscono a memoria, una vita insieme fin dai tempi
del settore giovanile del Verona. A proposito di settore giovanile del Verona, la partita ce lo consente. Viviani e Zerbato, che hanno giocato con un certo Jorginho, non so se il nome vi dice qualcosa, ma ricordo bene, ieri ricordo sera bene. Ha vinto una coppetta che si chiama Champions League. Jorginho, con il Chelsea. Come ti ho già detto, ho avuto la buona sorte di seguirlo per un anno a San Bonifacio. E ricordo, insomma, un giocatore che voglio anche ricordare, magari un allenatore un po' dimenticato, perché Jorginho arrivò che avendo, diciamo così, la fama di essere un buon trequartista. In realtà Valigi lo impostò da centromediano metodista, che è quello il suo ruolo, insomma, in questo momento davanti alla difesa a far girare palla, e fu lui, insomma, a scoprire il talento di quel ragazzo in quel ruolo, tant'è che la prima partita che fece col Verona Mandorlini ancora lo impostò da trequartista, da giocatore alto, per poi invece capire che doveva giocare davanti alla difesa, doveva giocare 20 metri dietro. C'è un cambio adesso però nel file, ci sono doppio cambio, esce il numero 10 Varano per l'Union Sedico ed entra il numero 16. Cambio, doppio cambio. Entra il numero 16 cambio Serena. Cambio del file di Sar Giorgio Sedico, esce col numero 10 Varano, entra col numero 16 Serena. Cambio nelle file del Caldiero, esce col numero 7 il capitano Lorenzo Zerbato, entra con il numero 19 Federico Peli. Forse c'è anche un doppio cambio per il Caldiero, oltre a Zerbato rilevato da Peli, perché vedo anche Filicciotto pronto, vediamo se c'è anche Filicciotto, credo proprio di sì. Pronto Filicciotto. Altro cambio nelle file del Caldiero, esce con il numero 8 Luca Viviani, entra con il numero 16 Alberto Filicciotto. Quindi doppio cambio in casa Caldiero, fuori Zerbato, dentro Federico Peli, dentro anche Alberto Filicciotto per Luca Viviani, e a Filicciotto viene consegnata la fascia sul braccio. Ci piace anche questo gesto. Filicciotto d'altronde è il più anziano d'età adesso in campo, almeno di anni poi vissuti con la maglia del Caldiero addosso. Filicciotto, che arrivò dall'eccellenza, dal Bardolino, proprio qui a Caldiero, nell'anno in cui il Caldiero arrivò secondo in campionato, ma soprattutto secondo poi nella Coppa Italia dilettanti. Davvero un risultato incredibile per il Caldiero contro tutte le squadre d'Italia. Secondo posto alle spalle del Casarano per il Caldiero del patron Filippo Berti. Quindi corretta anche la scelta della squadra di consegnare la fascia di capitano ad Alberto Filicciotto. Ti segnalo che c'è anche la famiglia al seguito, quindi è bello, con i due bambini, quindi due bambine, e quindi insomma credo che sia un onore anche indossare questa fascia davanti ai propri familiari per Alberto, che sicuramente è un altro di quegli elementi molto 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 positivi di questa stagione. È una grande crescita quella di Filicciotto, mi permetto di dire, non soltanto sotto il profilo tecnico-tattico ma globale, anche umana. Palla per Ostojic che cerca il traversone, viene rimpallato da Braga. Allora, mentre siamo al quarto d'ora del secondo tempo, punteggio che è ampiamente poi favorevole al Caldiero. Caldiero 3, Union Sedico 0. A mettere la ciliegina sulla torta Lorenzo Zerbato con il gol del 3-0 in apertura di questo secondo tempo. Lorenzo Zerbato, che ha bissato il computo delle reti di un anno fa, 14 l'anno scorso, stagione interrotta dalla pandemia, 14 anche quest'anno. Non è assolutamente un caso che per due anni consecutivi Lorenzo Zerbato comunque si segnali come fra i migliori marcatori dell'intera Serie D e tra i migliori marcatori poi sul suolo nazionale. Lorenzo Zerbato, no, beh, una garanzia, insomma, il capitano è davvero una garanzia, e ha steccato poche gare, devo dirti, e poi insomma anche dal punto di vista della volontà, della presenza, no, in campo, anche magari nelle giornate meno felici, è sempre stato un elemento prezioso per il Caldiero. Manarin viene mandato per terra dall'Union Sedico, adesso Manarin diventa anche fastidioso per l'Union Sedico, perché è un giocatore che tra le linee adesso può anche nasconderti il pallone. Intanto il terzo cambio nel Caldiero. Cambio nelle file del Caldiero, esce con il numero 11 Zanazzi, entra con il
numero 18, 18 Fabio Martone. E quindi cambio tra giovani, dentro Martone al posto di Lorenzo Zanazzi. E quindi Martone che trova posto in campo, ragazzo arrivato nel corso del mercato di gennaio da svincolato dalla Primavera del Verona. Aveva giocato nel girone d'andata proprio con la Primavera di Nicola Corrent, che ieri ha chiuso la sua stagione trionfale vincendo 7-1 con la Reggiana e conquistando ovviamente il titolo di squadra vincitrice del campionato di Primavera 2. Quindi l'anno prossimo la Primavera dell'Hellas giocherà nel torneo di Primavera 1. Tanto Baschirotto sulla schiena di Bartulovic, il fallo c'è tutto, ci sarà un calcio di punizione per l'Union Sedico che batte il calcio di punizione da un'altra parte, l'arbitro lascia correre poi Ostojic direttamente sul fondo. Qui l'arbitro forse doveva fermare il gioco perché il calcio di punizione è stato battuto assolutamente in un'altra zona rispetto a quella dove era avvenuto il fallo, magari sul 3-0 sia meno anche meno fiscali, fiscali da questo punto di vista. Ricordiamo che insomma Sedico gioca con la doppia inferiorità numerica, gioca con il 9. Espulsioni di Boccafoglie e di Poletto, diciamo che la prima ha inciso, la seconda ha definitivamente chiuso la partita tra le due squadre. Certo che le formazioni bellunesi qui su questo campo sono costrette per forza a giocare con pochi uomini, è successo anche col Fetre, poi la partita andò come andò, però ricordiamo che il Fetre addirittura... Attenzione Peli in area di rigore 1-2. Con Manarin, 1-2, che però non va a buon fine. No, però... ci avevano provato, diciamo, Peli e Manarin. Permettimi... comunque l'attaccante sloveno non è male nella copertura di palla, ne fa girare la palla, insomma... ha avuto poche occasioni per farsi vedere oggi, diciamo, dalle parti di Aldeghevi, di fatto... inoperoso per tutta la gara, però mi è sembrato insomma un giocatore interessante, nei movimenti è un buon giocatore. Assolutamente Bartulovic, giocatore come detto sloveno, classe 1996. Proc per Braga, si va da Peli sulla corsia, Francesco Braga però sbaglia l'appoggio successivo. Ne approfitto anche per ricordare chi ci sta assistendo oggi in regia: Pablo Tarocco, alle due camere Federico Tarocco e Carlo Pasini, che oggi vi stanno permettendo di godere di Caldiero Union San Giorgio Sedico, servizio a disposizione ovviamente di tutti i tifosi del Caldiero e non solo, in un anno poi difficile senza il pubblico allo stadio, anche se la prossima partita qualche sparuto poi numero ci sarà come da decreto 25% ministeriale, sbaglio, no? 25% della capienza potrà venire a vedere, insomma, poi dopo la capienza sarà fissata, immagino, anche da altre, insomma, anche perché diciamoci la verità, insomma, e se lo meritano anche questi ragazzi, sì, credo di finire la stagione con il pubblico. Bisogna vedere, insomma, bisogna vedere i tifosi nello stadio. Calcio è bello, è sicuramente bello con i tifosi, senza i tifosi perde molto del fascino che ha. Burato allarga il gioco sulla sinistra per Francesco Braga, va di corsa, trova Federico Peli, attaccante bresciano, scambia con Filicciotto, da lì potrebbe andare, ma Filicciotto la traversa di Alberto Filicciotto, però grandissimo tiro di Alberto Filicciotto. Ne ha preso due, con una clamorosa con il Feltre. Questo brutto intervento, questo è un brutto intervento, l'arbitro però lascia correre, anche l'assistente era più vicino, sì, anche da quella parte, sì, diciamo che la segnalazione non è arrivata. Bisogna rallentare, si rischia di far del male, insomma c'era necessità di questo intervento. C'è un cambio ancora nelle file del Sedico, cambio nelle file dell'Union Sedico. Fuori il numero, cambio delle file del numero San Giorgio Sedico, esce con il numero 9 Bartulovic, entra con il numero 18 Pilotti. Quindi cambia, immaginiamo un po'
Ancora il reparto offensivo, è entrato il 18 Pilotti e fuori Bartulovic che esce dal campo. Quindi Pilotti, che adesso immaginiamo andrà ad operare come riferimento offensivo. Comunque buona prova quella di Bartulovic, lo abbiamo sottolineato anche durante la cronaca, che nonostante non ha avuto una gara in cui di opportunità non ne ha potuti avere. Ha fatto tanta fatica perché chiaramente è rimasto poi in inferiorità numerica da solo a reggere tutto il peso dell'attacco, però mi è parso un giocatore che dalle movenze interessanti, ecco, se non altro. Attenzione, palla dentro con il tocco di Parise, se non vado errato dovrebbe essere stato proprio Parise a toccare, a deviare il pallone in rimessa laterale. Il Caldiero sul settore di sinistra, Braga trova Federico Peli, Peli gira ancora il pallone, adesso il Caldiero può ovviamente sfruttare la doppia superiorità numerica facendo girare il pallone lo spazio, poi alla fine si trova sempre. Poi Martone invece accelera da Rossi che va il cross, Braga, attenzione anche Dallara, pardon, non Braga, è stato Dallara, lui ovviamente a toccare il pallone per liberare, però il pallone lo recuperiamo immediatamente. Baschirotto, Zè, Filicciotto per Federico Peli. Federico Peli, palla al piede, va sul settore di sinistra da Braga. Braga buono sul fondo, poi va dentro, ma la palla è un po' pigra secondo me, e alla fine riesce il numero 16 Serena a liberare. Una situazione comunque complicata. Ancora Serena, ragazzo del 96, Riccardo Serena, gira tutto da Minizzo. Minizzo prova a liberare, ce la fa con un filo di fortuna. Allora si va da Minicucci, il numero 7, che dopo un avvio incoraggiante invece è venuto forse un po' meno in questa partita. Baschirotto subisce fallo perché il numero 8 Tibolla è entrato in ritardo. Sì, è entrato in ritardo, però insomma è andato subito a scusarsi. Vedi? È importante anche questo tipo di atteggiamento, no? L'arbitro era pronto anche a estrarre un cartellino giallo, chiedi scusa, vai subito a scusarti perché lui era soltanto in ritardo alla fine, insomma, quindi vedi, finisce qui per fortuna. C'è un cambio ancora nel Caldiero. C'è un cambio nel Caldiero, fuori Nzè, dentro Andreis. Entra Nicola Andreis. Cambio delle file del Caldiero, esce col numero 2 Nzè, entra col numero 14 Andreis. E complimenti anche a Marcus Zè, ottima prova da parte del numero 2 del Caldiero, uno dei segreti di questa squadra, magari invisibili, ma Marcus sa leggere sempre dove arriva il pallone, da sicurezza al reparto, leader difensivo se ce n'è uno di questa squadra, Marcus Zè, sostituito da Nicola Andreis, altra presenza magari silenziosa ma che quando ha giocato in questa stagione ha fatto ampiamente il suo. Santo. Direi che assolutamente due ragazzi diversi anche in campo, nel senso che Enzè è un ragazzo che parla molto, molto loquace, dirige direi la squadra, è un leader in assoluto. E Nicola invece è un ragazzo più taciturno, più tranquillo, però è un ragazzo che dà grande serenità alla squadra anche dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, sempre disponibile, quindi credo che anche Cristian Soave abbia voluto premiare anche diciamo l'ottima stagione diciamo da comprimario silenzioso ma intelligente di Andreis. Serena si ributta dall'altra parte, l'Union Sedico, però poi Serena sbaglia, palla che non viene raccolta dal numero 7 Minicucci. Manarin, Baschirotto nello stretto con Martone, Jacopo Rossi dentro la propria area di rigore, deve rilanciare, non rilancia benissimo ma alla fine il rimpallo premia il Caldiero. Baschirotto lungo, Proc non può arrivare, c'è Andrea Dallara in anticipo, Dallara che dalla tre quarti va il tiro, palla fuori, davvero una bella conclusione quella di Andrea Dallara che di forza, di prepotenza si era preso lo spazio. Bravo. Destro secco, fuori di poco da parte dell'ex di questa partita. Bravo, molto bravo, davvero. Bellissimo, bellissima conclusione, al termine anche di una bella azione caparbia. Insomma, un giocatore che ha lasciato un buon ricordo a Caldiero, va detto.
in tutti i sensi, anche non soltanto, ripeto, sotto il profilo di quello che è stato poi il rendimento in campo. Martone per Marco Burato. Stiamo viaggiando ormai verso la mezz'ora di questo secondo tempo. Palla lunga per Federico Peli. Federico Peli in offside, abbastanza netto in questo caso il fuorigioco di Federico Peli. Sì, comunque non bisogna arrabbiarsi, se anche se fosse, insomma, vedo Peli che si lamenta, ma insomma, ribadisco, bisogna capire il momento della sembrava gara. Esserci sinceramente anche quindi... per me, devo dirti, Alessio, a vederlo da qui sembrava che avesse anche lui anticipato il movimento, quindi in qualche modo anticipando il movimento prima del lancio vai gioco forza alle spalle dei due difensori, dei difensori del Sedico. Liso da Giacomo Parise, vediamo intanto se sono magari anche cambiati dei risultati, ve lo diremo tra poco, tra ovviamente i campi che stanno giocando in contemporanea nel girone C di Serie D, domenica importante, la terz'ultima giornata del campionato con la Manzanese che ha raddoppiato sul Mestre, e questa è una buona notizia per il Caldiero. Manzanese Mestre 2-0, quindi Caldiero sempre più vicino a quota 55, mentre il Mestre a quota 54, e quindi questo punticino di differenza c'è in questo momento, mentre è clamoroso secondo me il risultato dell'Union Clodiense in casa dell'Adriese, 5-1, anche rotondo come punteggio, una volta molto sentita quella. E mentre nello scontro salvezza tra Virtus Bolzano e Feltre, vantaggio del Feltre 1-0, e questo in questo momento metterebbe a serio rischio la permanenza in categoria della Virtus Bolzano, perché in questo momento la Virtus Bolzano è a quota 35 punti, Campo d'Arsego e Montebelluna 36. Questo è il Bolzano che giocherà a Mestre domenica. Il risultato, quindi, in qualche modo l'ultima gara d'appello tra virgolette per la formazione bolzanina, andrà a Mestre a giocarsi una gara dentro fuori, potrebbe essere importante anche per il Caldiero questa gara, no? Assolutamente, nel prossimo ha una partita difficile comunque, perché va a San Martino di Lupari contro una formazione molto importante come la Luparense. Luparense che in questo momento ha quota 52, e quindi sulla carta poi scontro diretto. Intanto palla dentro per Proc, crepitosa Daniele Proc, 4-0 di poker di Daniele Proc. Bella azione di Peli comunque sulla fascia destra. Poi c'è stato un contatto tra Feliciotto e il portiere, che però credo che fosse ininfluente la posizione di Feliciotto. Tanto è rimasto per terra Liso. Sinceramente non capisco il motivo, si è scontrato, no, chiedo in maniera fortuita. Un contrasto con Feliciotto, con Alberto, ma mi è sembrato fortuito da qui. 4-0 pesante, indubbiamente, però sai, ripeto, va sottolineato che giocano con due uomini in meno. Tanto il Caldiero che veleggia tranquillamente in questa partita, Caldiero 4 Union San Giorgio Sedico 0. Tanto il massaggiatore che protesta con l'arbitro, io sinceramente certe scene non sono abituato a vederle. Entrano anche gli infermieri. Adesso vogliamo un po' capire quello che è successo, perché non mi sembrava un fallo così. C'è Tiotto che sta così grave, invece Liso sembrerebbe avere qualche problemino. Tiotto protesta, da qui facciamo fatica, bisogna essere onesti a capire poi la gravità dell'eventuale intervento. Hanno chiesto l'ausilio dei sanitari. Gli animi si sono un po' surriscaldati. Quello che conta è che ovviamente Liso non abbia nulla. Classe 2002 Luca Liso. C'è un campo. Dalla dinamica sembrerebbe esserci stata una botta. Tiozzo se la prende un po' con Feliciotto, dicendo forse te lo potevi evitare. Mi sembra di tradurre un po' quello che può essere il pensiero. Sta lottando con Burato e Manarin. Non so
sulla motivazione, sì, c'è, mi sa che cambia il portiere anche. Cambia il portiere, allora forse per l'ISO, forse una botta alla testa, magari un giramento di testa, immagino, sì. Per Luca Liso. L'unico che ha la testa qui è, mi sembra essere il capitano Tibolla, che adesso ha ripreso Minicucci, che probabilmente anche qui, ripeto, dal punto di vista della... insomma, ha tirato la palla fuori dallo stadio per motivi tirato, abbastanza incomprensibili. Sta abbracciando con Rose, fai? E Tibolla lo ha ripreso, insomma, vabbè, capisco, ripeto, un momento difficile, non semplice, perdi 4-0, sei in doppia inferiorità numerica, c'è stato anche questo contrasto con il portiere probabilmente ha preso una botta, ripeto, io non so se tu Alessio hai dato un'occhiata meglio, non mi è sembrato che Alberto Feliciotto andasse a colpire il portiere in modo volontario, tant'è adesso che il tiro c'era già stato, sta andando a vedere cosa è successo, vedi, va a vedere, a sincerarsi delle condizioni del portiere. Adesso Dallara e Serena che si parlano, quindi non parlottano. C'è animosità, insomma, non c'è assolutamente animosità o cattiveria, insomma, c'è un tentativo di spiegare le ragioni dell'uno e dell'altro. Forse voleva forse questo Tiozzo, voleva che il giocatore andasse a vedere cosa era capitato al suo portiere, che probabilmente, ripeto, nel tentativo di andare a prendere quella palla è andato a colpire Feliciotto, ma non c'era stata... C'era un intervento fortuito, nulla di ovviamente pericoloso, non c'era l'intenzionalità ovviamente di far male a Liso, che è rimasto per terra. Dovrebbe entrare il numero 12, Plechero, Gabriele Plechero, classe 2002. Noi però ci auguriamo ovviamente che l'ISO non abbia assolutamente nulla. Dallara e Feliciotto che si parlano, sono stati compagni di squadra. Dallara che dice a Feliciotto: forse dovevi interrompere la corsa prima, immagino che poi più o meno sia quello il dialogo, però mi sembra che Feliciotto sia tranquillo, quindi immagino che anche l'ISO comunque penso che abbia preso un colpo alla testa, si stia medicando, ecco. Mi verrebbe da pensare quello. Sì, penso di sì, i sanitari credo che o una ferita lacero contusa, che stanno cercando insomma in qualche modo di tamponare in questo momento, alla bene meglio, poi dopo magari se avrà bisogno di punti dovrà essere portato all'ospedale o eventualmente una contusione, credo che sia, ecco, ripeto, sì immagino al capo, mi sembra che si muova le ginocchia, quindi la contusione è comunque alla testa, perché la parte su cui stanno operando i sanitari è quella. E quindi pronto Plechero, gioco che giustamente è fermo in attesa che si ristabilisca la situazione, diciamo che siamo fermi ormai da parecchi minuti, sono 5 adesso i minuti, in cui 5 minuti fermi. In cui siamo fermi, ma è doveroso poi avere tutte le accortezze del caso quando si parla di una parte così delicata come può essere la testa nel gioco del calcio. Ricorderai quindicenta Manarin, no? con la Manzanese, più di 20 punti di sutura, quindi insomma con anche in quel caso un sconto fortuito, tant'è che il giocatore della Manzanese qualche minuto dopo chiese il cambio perché gli girava la testa, quindi insomma qui normale, insomma, ripeto, il calcio purtroppo è uno sport di contatto, queste cose possono capitare anche in modo fortuito. Infatti però si rialza con importante, dai. Credo sia con le proprie gambe l'ISO, forse vediamo. Forse il labbro, forse ho un problema sopraccigliare. Adesso poi da qui si fa fatica. C'è il medico del Caldiero in campo. Medico del Caldiero in campo, sta dando una mano a Liso. Sembra che abbia anche del cotone probabilmente, sì, per il sangue, per ovviamente bloccare l'emorragia. Un applauso anche da parte nostra a Luca Liso. E dovrebbe entrare Gabriele Plechero, però siamo più sereni anche noi nel rivederlo in piedi con le proprie gambe. Importante. Luca Liso, siamo pronti ovviamente poi a riprendere la partita. Luca Liso che ha dei giramenti di testa perché poi si è nuovamente poi accasciato. Cambio nelle file dell'Unione San Giorgio Sedico, esce con il numero 1 Luca Liso, entra con il numero 12 Gabriele Plechero.
e cambio nelle file del Caldiero, esce col numero 9 Daniele Proc, entra con il numero 20 Giacomo Tamponi. Adesso dentro Plecchero e dentro Tamponi in questa partita, fuori Daniele Proc che l'ultimo pallone toccato lo ha convertito con la rete del 4-0, e quindi anche Proc nel tabellino dei marcatori. Proc e Soave che sono stati anche insieme a Dro nell'esperienza trentina di mister Soave. L'iso per terra lamenta secondo me magari qualche giramento di testa, medico che stava poi facendo tutte le prove del caso. Vediamo la... Si sta richiamando ancora l'attenzione della direttrice di gara. I sanitari che stanno richiamando, giustamente sottolineavi, l'attenzione della signora Finzi. Credo adesso dovrà ovviamente uscire l'iso, magari con l'ausilio di una barella. I sanitari sono stati, mi sembra pronti. Adesso andranno a rialzare Gabriele Liso. Non capiamo sinceramente cosa possa fare l'arbitro in questo genere di situazione. È andato semplicemente a sincerarsi l'arbitro, la signora Frinzi, delle condizioni di Liso. E dopo un tempo abbastanza lungo, perché siamo fermi ormai da 7-8 minuti, si riprenderà il gioco. Poi cercheremo magari di capire al termine della partita esattamente poi l'entità di quello che è successo a Luca Liso, intanto sostituito da Gabriele Plecchero. Dovremmo essere in grado di ripartire. Si è lamentato il massaggiatore. Un taglio sulla mascella. Probabilmente ha preso i tacchetti, no? Ha preso i tacchetti del giocatore. Ripeto, capisco, sai, quando perdi poi. Anche però non mi è sembrato assolutamente che ci fosse nessun tipo di volontarietà da parte di Feliciotto. È stato proprio un contrasto di gioco normalissimo. Attenzione, Federico Peli che ruba palla dall'area. Solo Peli in area di rigore. Plecchero! Palla che finisce fuori. Fuori Federico Peli, con secondo me una conclusione anche comoda, che invece ha sbagliato l'attaccante bresciano. Mi viene da dire che adesso, sai, è anche difficile per il Cagliero avere una applicazione a una gara del genere, nel senso che se sul 4-0 quel doppio con superiorità numerica doppia con un giocatore avversario che purtroppo ha avuto un infortunio apparentemente anche abbastanza serio, e ribadisco a mio modo di vedere nel modo del tutto fortuito, poi capisco anche la si è scontrato con Feliciotto quando ormai il pallone era già in porta, l'impressione che Feliciotto fosse sulla linea di gioco, no? E che nel tentativo di tuffarsi sul pallone il giovanissimo portiere classe 2002 Liso si è andato a colpire Feliciotto, probabilmente l'ha colpito nel tacchetto perché la palla era bassa, lui si è tuffato verso il basso e la dinamica è stata sfortunata, tant'è che appunto si è prodotto questo taglio molto molto grave, insomma. Speriamo davvero che sia soltanto necessaria un intervento, diciamo, con qualche punto di sutura, che non ci siano conseguenze ben più gravi, insomma, per il giovane portiere del ovviamente del Liso è comunque poi è cosciente, si è alzato, è assolutamente cosciente. Rassereniamo anche, arriverà immaginiamo l'ambulanza poi per applicare i punti di sutura nella zona danneggiata dal tacchetto. No, rassereniamo magari familiari, amici all'ascolto. Il ragazzo è lucidissimo, è tranquillissimo, non ha assolutamente mai perso nessuna conoscenza. Purtroppo c'è questo taglio abbastanza profondo, evidentemente, che necessita di un intervento medico di carattere ospedaliero, e quindi dovrà essere portato al nosocomio qui vicino, credo San Bonifacio, quindi da pochi chilometri da qui. Speriamo davvero per il ragazzo che si rimetta. Attenzione, intanto l'Union Sedico con questo bel cross chiude bene Lorenzo Aldegheri.
quando sulla carta siamo al 40° di questo secondo tempo. Immaginiamo l'arbitro possa anche recuperare qualche minuto, anche se non ne vedo sinceramente il bisogno. Dopo un 4-0 così largo con l'Union Sedico in doppia superiorità numerica. Intanto vediamo l'ISO, che è quello che conta in questo momento, che esce dal campo sulle proprie gambe, il portiere del Sedico, con ovviamente poi credo del ghiaccio nella zona della mascella. Adesso tra un po' passerà vicino a noi Luca Liso, il classe 2002 dell'Union Sedico. Jacopo Rossi scaraventa il pallone in avanti, palla che potrebbe essere buona per Tamponi. Come al solito sportivo il pubblico di Caldiera, mi piace sottolinearlo, l'applauso per Luca Liso. Intanto Manarini in area di rigore, la palla fuori non di molto da parte di Manarin, che aveva trovato la velocità giusta, aveva superato un uomo, poi il diagonale con il destro fuori di poco da parte di Luca Manarini. Intanto sì, zigomo faccia sotto l'occhio. Adesso lo vedremo meglio anche noi. Luca Liso che sta uscendo dal terreno di gioco, zona ovviamente della guancia, dello zigomo. La botta l'ha presa sicuramente. Sicuramente sì, abbiamo visto che è stato già insomma tamponato, medicato alla meno peggio da parte dei sanitari, in modo tale da fermare subito la perdita del sangue. Ora c'è anche la contusione, quindi chiaramente il ghiaccio serve a quello, no? Serve a cercare di far passare il dolore, anche il gonfiore, e poi probabilmente dovrà essere portato in ospedale per qualche punto di sutura. Dispiace davvero per il ragazzo, ripeto, non ho visto nulla di pericoloso. Intanto Tamponi e Tibolla che un po' battibeccano, sì, un po' di nervosismo secondo me che non serviva in un pomeriggio che era scivolato anche via abbastanza liscio, con decisioni dell'arbitro anche corrette fino a quel punto. Poi magari diciamo, un po' i nervi. Due decisioni controverse, un gol annullato al Caldiero e un rigore forse non dato al Sedico, sulle quali l'arbitro insomma ha deciso così. Bisogna anche accettare purtroppo quelle sue decisioni dell'arbitro. Probabilmente non so se abbia sbagliato nell'uno o nell'altro caso. Se lo ha fatto Dallara, recupera il pallone. Dallara al limite dell'area, fuori da Minizzo. Manarin recupera palla, poi Minizzo lo trattiene, fallo c'è tutto. Sì, però va bene così. Però a questo punto ovviamente non serve poi estrarre cartellini ulteriori. La parte di Minizzo, insomma, la trattenuta alla maglia non è un colpo alla caviglia o alla gamba, quindi era proprio per non far ripartire Manarin. Bisogna anche capire il momento, ripeto, della gara in assoluto. Siamo ormai nei pressi del 45esimo, mancano un paio di giri di lancette, poi capiremo se l'arbitro vorrà o meno proseguire. Spero davvero di no, non vedo il motivo per cui ci sarebbe un maxi recupero, ma non c'è assolutamente conclusa, la necessità di farlo. Con il Caldiero che sta vincendo per 4-0, questo è il punteggio allo stadio Mario Berti. Pomeriggio felice questo per il Caldiero. Intanto Peli dall'altra parte, viene anticipato Filiciotto da Ostojic, che fino alla fine corre e recupera il laterale dell'Union Sedico. Siamo nei pressi, come detto, nel 90esimo allo stadio Mario Berti. Adesso un calcio d'angolo per Alberto Filiciotto dalla bandierina di sinistra. Tutti i saltatori del Caldiero in area di rigore. Parte ora Filiciotto sul primo palo, tocca però l'Union Sedico. Braga rimette il pallone dentro. Adesso è rimasto per terra un altro giocatore dell'Union Sedico, viene ammonito Tamponi, classe 2001, che è entrato subito in partita secondo me non nella maniera migliore. Non serviva assolutamente. Bisogna capire il momento della gara, ripeto sempre, non serve andare adesso a giocare col coltello tra i denti, la partita che è finita. 40 anni di Astar Casa, ti ha finito col calcio, metti i cammini in campo. 8. Intanto Pleccaro ripartirà il gioco. Dallara
Siamo negli ultimi istanti di questa partita, almeno speriamo, perché altrimenti, come detto da te Sandro, ci sarà un recupero maxi per questa partita. Silvano Bendinelli è pronto, vedremo se ci sarà o meno il recupero. Noi optiamo per magari una scelta saggia, da parte minuti, di più, non c'è motivo, Valentina aspetta. Finzi. Sarebbero 8, 7, 8 probabilmente minuti di recupero. Pronto Silvano Bendinelli, 8 sì, minuti, servivano non una coda che non ci trova affatto d'accordo. No, io poi adesso vorrei capire se è una scelta anche chiesa. Perché contribuirà solo a creare ulteriore nervosismo, immagino, sul terreno di gioco, con una partita già chiusa, con il Caldiero che ha vinto, perché il Caldiero ha vinto e vincerà questa partita. Caldiero 4, Union Sedico 0. Diamo anche la bella notizia, perché il Caldiero questa sera si ritroverà al quinto posto a due giornate dalla fine del campionato, e questo vorrebbe dire ingresso nei playoff. Poi ci saranno ancora due turni con squadre comunque di tutto rispetto, con cui andarsi a prendere, a conquistare poi addirittura un piazzamento nei playoff, che sarebbe il primo nella storia del Caldiero. Beh, suggerirebbe una stagione straordinaria da parte del Luparense e Montebelluna. Sì, sono due partite non semplici, nessuna delle due. Non conosco adesso il risultato del Montebelluna, che comunque ancora è pienamente inviscato nella lotta per non retrocedere, quindi il Montebelluna è una squadra che verrà qui col coltello tra i denti. Te lo dico io, 0-0 proprio tra Luparense e Montebelluna. È un risultato che in questo momento, diciamo, lascia le cose così come sono, tra virgolette, nel senso che il Montebelluna poi avrà in casa l'Adriese, una partita contro una squadra che è vero che non ha nulla da chiedere, ma viene da una sconfitta così brutta che quindi vorrà in qualche modo reagire. Quindi ho capito che comunque nessuno regala niente in questo campionato, si è visto anche oggi. Sedico, che ha una posizione di classifica tutto sommato molto tranquilla, è venuto a giocarsi una gara che è vero sta perdendo malamente, ma gli episodi sono stati sicuramente determinanti. Tanto fuori gioco da parte di Minizzo, e poi nelle prossime due settimane il Caldiero proverà a coronare quella che è l'ennesima tappa più alta della propria storia. Aldegheri per Francesco Braga sulla sinistra. Filicciotto, Burato. Siamo all'interno di minuti di recupero in cui il Caldiero sta semplicemente gestendo la palla, nulla di più, come è giusto che sia, magari senza nemmeno così tanta voglia di affondare. Giustamente anche bisogna rispettare l'avversario, il Union Sedico, che oggi ha perso questa partita, che magari può recriminare su sì quell'episodio probabilmente, sicuramente. Poi deve anche fare un mea culpa, perché Boccafoglia ha lasciato la squadra in 10 con una sciocchezza, ovviamente la partita poi è girata, e poi la sciocchezza l'ha fatta anche dal punto di vista Polito. Proprio Polito, comportamentale, di non puoi, insomma, se già sotto i due gol con l'uomo in meno ammonito, fare un fallo del genere evidente da giallo, e lasciando i compagni a soffrire, perché poi quello è il problema, no? Si soffre e si rischia di prendere un'imbarcata che probabilmente Sedico nel primo tempo neanche meritava. Quindi io direi anche bene anche il Caldiero, nel senso che non serve affondare in questo momento. Sedico che comunque la sua salvezza l'ha conquistata, quota 46 punti per il Sedico, esattamente a metà del quadro. Stagione. In questo momento Virtus Bolzano sarebbe tra le ultime due, perché sta perdendo in casa col Feltre, quindi si aggiungerebbe al Chionsk, invece già retrocesso matematicamente. Virtus Bolzano, che poi dovrà giocarsi la salvezza eventualmente negli ultimi due turni. Stagione particolare anche quella della Virtus Bolzano, che era partita forte e poi forse si è un po' fermata nel girone di ritorno. Dubbiamente è stata forse la partita che il Caldiero in assoluto meritò di perdere. Quella volta non la prese mai a Bolzano, 3-0 netto, indiscutibile da parte della formazione bolzanina, che poi viene sconfitta qua 1-0, una partita molto tirata, molto difficile, ostica, e mi era parsa una squadra comunque tosta, in salute. Evidentemente qualcosa è accaduto, perché poi insomma sono stati davvero pochi negli punti raccolti. No, pochi davvero, nella seconda parte di stagione molto pochi. Dallara va a scambiare con Tibolla,
Filicciotto, palla al piede per il nostro numero 16, trova Federico Peli. Federico Peli che potrebbe allargare per Manarin, secondo me è l'unico che si meriterebbe di segnare per quella che è stata la sua partita. Arriva il tiro di Manarin, deviato, sarà corner. Manarin che oggi ha giocato alla grande, davvero uomo in più del Caldiero in questo finale di stagione. Ribadiamo anche i 4 gol segnati dal Caldiero, Caldiero 4, Union Sedico 0, con le reti di Baschirotto, Zanazzi, Zerbato e Daniele Proc. Questi marcatori di oggi, 4 marcatori diversi, eterogenei, un centrocampista, un difensore, 2 attaccanti. Questo per dire che il concetto di squadra mi sembra prioritario nel Caldiero. Corner, Martone, palla che passa fuori da Filicciotto. Filicciotto che vorrebbe trovare il gol. C'è la super parata di Plechero. Bravo il portiere, è entrato, ha fatto un grande intervento, bravo davvero. Filicciotto che si dispera. Sì, veramente, voleva dedicare probabilmente un gol alla famiglia. Traversa è un grande intervento del portiere avversario, peccato. Però bravo che il portiere ne è entrato, insomma. Bella parata. Bella parata di con la mano di richiamo, no? Come si insegna. Va Martone, di nuovo dentro, Rossi di testa, Plecaro, uscita tranquilla. Abbiamo mai perso il conteggio anche noi del recupero, sappiamo 8 minuti di recupero che sono, un che po'... sono francamente irrilevanti per questa partita, che il proprio verdetto l'ha già emesso con il 4-0 del Caldiero. Caldiero che questa sera sarà il 5º posto in classifica a 2 giornate dalla fine. Chi e questo vorrebbe detto? Dire chi l'avrebbe play-off mai detto, Alessio? Chi l'avrebbe mai detto? Insomma, diciamoci la verità. Questa deve essere una stagione di, non dico di lacrime e sangue, comunque una stagione di sofferenza, perché c'è stato anche chiaramente una stagione particolare, quella dell'anno scorso, in cui ovviamente la situazione della pandemica ha anche messo in difficoltà, no, tante società. Il Caldiero insomma non è esente da queste difficoltà, eppure con una squadra con tanta territorialità, perché lo ricordiamo, questi ragazzi vivono, si allenano, molti lavorano qui vicino, quindi in qualche modo dimostrando insomma un attaccamento particolare. È stato creato un grande gruppo, mi permetto di dire. Attenzione Manarin che ruba palla, Filicciotto, vediamo se Filicciotto va oppure si arresta, invece va da Federico Peli contro Dallara. Federico Peli cerca un compagno al limite, adesso Minizzo un po' anche con la fatica, sì. Calcia lontano, un po' da arrabbiato quasi, vorrebbe il fischio, diciamo, sì. Minizzo, come lo vorrebbe tutto l'impianto dello stadio Mario Berti, perché la partita è ampiamente finita. 8 minuti sono una follia, possiamo dirlo, per come stava andando poi. Sì, il, per il momento il anche no, io ripeto, non so se ammetto l'ignoranza, se ci sia termine di regolamento la necessità di fare questi recuperi. Personalmente diciamo che in alcuni userei casi un po' il buon senso, fatti, in altre partite chiederei alle panchine se va bene. Tanto se... attenzione, Braga in area di rigore, viene atterrato, non il calcio dà, di rigore. Serve niente, vabbè. Calcio di rigore, calcio se l'è meritato rigore, Francesco, sì. Braga con di... l'ennesima scorribanda sulla sinistra. Credo dovrebbe andare Peli. Credo che Peli, Manarino, Filicciotto. No, Filicciotto so. Che dice vabbè, ve lo Peli lascio, la palla, se no prendo la traversa magari, sì, ancora. Esatto. Va Peli, va Federico Peli per suggellare questo pomeriggio, per andare al pokerissimo. Caldiero Sedico sul 4-0. Si può andare al 5-0 con l'ultima marcatura di Federico Peli. Parte Peli, gol. Gol di Federico Peli. Caldiero 5, Sedico 0 e finisce così la partita. Con questo calcio di rigore trasformato da Federico Peli. Caldiero 5, Sedico 0, questo è il finale. Sono 3 punti che proiettano il Caldiero al 5º posto in classifica a 2 giornate dalla fine. Caldiero che in questo momento sarebbe ai playoff contro la Manzanese. Sarebbe a Manzano in questo momento, e Caldiero ovviamente mancano 2 partite, Luparense e Montebelluna. Intanto io
Faccio i complimenti al Caldiero, a Mister Suave, a tutto lo staff per questo successo, per questa classifica. Faccio i complimenti a Sandro Benedetti, che è stato io con me oggi, esce, grazie davvero. Oggi pomeriggio, e ringrazio ovviamente Pablo Tarocco, Federico Tarocco, Carlo Pasini, che ci hanno permesso di vivere questa gara in diretta dallo stadio Mario Berti. Grazie ad Alessio Facincani. 5-0 il finale, il Caldiero è quinto in classifica. Buona serata.